E ben trovati a questa nuova puntata dedicata alle interviste di Le Fonti Legal. Oggi parleremo di una vicenda che ha interessato il mondo bancario, diciamo è stata una vicenda sconvolgente per il mondo bancario che sta avendo anche una serie di conseguenze proprio sui modelli di intermediazione finanziaria e sui rapporti appunto tra banca e clienti e proprio sulla tutela della clientela delle banche. Stiamo parlando delle sentenze, che sono 5 per la precisione, che sono state emesse dalla sezione imprese del Tribunale di Venezia tra il giugno e luglio scorsi sulle cosiddette operazioni baciate, messe in atto dalla Banca Popolare di Vicenza e da Veneto Banca, prima appunto del loro ingresso in liquidazione coatta amministrativa. È stata una vicenda che insomma, è salita agli onori della cronaca per la natura e anche diciamo, la consistenza degli interessi coinvolti, pari a circa 2 miliardi di euro. Ecco, per dire in breve insomma, il contenuto della sentenza, i giudici hanno dichiarato la procedibilità delle cause promosse dagli azionisti. Adesso insomma, l'obiettivo di questa puntata è entrare proprio nel merito di queste sentenze, analizzando quali sono i principi cardine dei dispositivi e anche quali sono e quali saranno le conseguenze di queste decisioni sul rapporto tra banca e cliente. Lo possiamo fare grazie proprio all'avvocato che diciamo, ha difeso gli imprenditori veneti coinvolti, che è nostro ospite oggi e che saluto, e che è Roberto Limitone. Buonasera, buonasera a tutti. Partner di Legalitax, buonasera e benvenuto. Grazie. Ecco, avvocato, io ho semplicemente insomma, introdotto l'argomento, lascio a lei l'onore e l'onere proprio di entrare nel dettaglio e le chiedo anzitutto di raccontarci diciamo, questa storia dall'inizio. Prego. Certo, certo. Buonasera a tutti di nuovo. E questa vicenda riguarda, come lei ha ben detto, le cosiddette operazioni baciate. Allora, il termine baciate ovviamente non è un termine tecnico, giuridico, ma nasce da linguaggio giornalistico e parto da qui proprio per vedere di arrivare poi a parlare delle sentenze di cui lei ha fatto menzione in modo possibilmente più chiaro e accessibile a chi ci ascolta. Perché baciata? Baciata sostanzialmente perché siamo in presenza di condotte che, apro e chiudo la parentesi, è bene dirlo, sono ancora sottoposte al vaglio di giudici sia civili che penali, nell'ambito di questo contesto giudiziario tuttavia abbiamo già delle emersioni di fatto rispetto ai quali possiamo cominciare ad abbozzare un primo commento. Allora, baciata perché? Perché baciata significa che sostanzialmente la banca, io sono l'investitore, la banca eroga un finanziamento a mio favore con la esplicita finalità, lo esplicito obiettivo di utilizzare questo finanziamento per l'acquisto di azioni della banca stessa. Ora, tutto ciò non è che non sia possibile nel nostro ordinamento, è possibile, è legittimo, ma a certe condizioni e con rispetto di certe regole che sono contenute innanzitutto nella nostra legge e nei nostri regolamenti, a partire dal Codice Civile, a seguire il testo unico bancario, testo unico in materia di intermediazione finanziaria. Che è successo? Cosa è successo essenzialmente con le due banche venete, ma non solo? Che sono emerse delle condotte, delle pratiche in cui la banca ha prestato e finanziato l'investitore per acquisto di azioni, la contestualità di finanziamento e acquisto delle azioni, quindi la vicinanza temporale e l'emersione anche dell'esplicita finalità di acquisto delle azioni cui era destinato il finanziamento, hanno fatto parlare di operazioni di finanziamento correlato all'acquisto dell'azione. Questa vicinanza temporale e di scopo evidentemente ha portato i giornalisti a parlare di operazioni baciate, che si contattano, si sono vicine nel tempo e nella finalità. Parlo più correttamente di finanziamenti correlati all'acquisto di azioni. Qual è la norma
più importanti, diciamo, la prima norma che viene a mente a un legale, l'articolo 2358 del Codice Civile, che è una norma che è dettata in un contesto relativo alle società per azioni. Allora, mi si può dire, e questo è stato il primo problema, le banche erano cooperative, sì, cooperative, poi trasformate in SPA, e in ogni caso i giudici hanno premesso che in virtù dell'articolo 2519 del Codice Civile, che fa un rinvio alle norme sulle SPA, la norma sulle SPA potesse essere applicabile anche alle cooperative. Sgombrato il campo da questa premessa relativa all'applicabilità di questa norma fondamentale, i processi sono partiti, sono andati avanti, ma faccio un attimo un passo indietro. Perché gli imprenditori si sono rivolti ai legali? Per quale motivo? Cosa è accaduto? Quindi provo un attimo a narrare rapidamente questa storia. Di che anni parliamo anzitutto? Le operazioni baciate si collocano in un contesto temporale che va più o meno da 2012 al 2015, con delle punte tra il 12 e il 14, in corrispondenza anche degli aumenti di capitale delle banche. Che succede? Che io parlo di imprenditori, ma non sono stati coinvolti solo degli imprenditori, evidentemente. E gli imprenditori sono rivolti a noi, sono venuti a noi già il primo, me lo ricordo molto bene, il primo caso, arrivò da me a giugno 2015, e preoccupato per l'andamento delle azioni. Allora, noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo cominciato a dialogare con la banca per capire quello che era accaduto. Devo dire che il dialogo non ha portato a nulla alla fine. Banche quando, che allora, lo ricordo, erano ancora bonus, chiaramente in bonus. Non erano liquidazione coatta amministrativa, non erano in LCA, per usare un termine più breve. E il dialogo non ha portato a nulla, naturalmente all'epoca era una trattativa tra soggetti, dove c'era una banca che giustamente reclamava la restituzione del finanziamento, giustamente nell'ottica di allora, e un investitore preoccupato perché dice: ma io adesso mi hanno indotto a fare finanziamento per acquistare le azioni stanno perdendo valore, mi ritrovo con nulla in mano di qua e a dover restituire dei denari. Il dialogo con le banche è diventato ben presto una trattativa, e dalla trattativa purtroppo si è passati alla causa. Stiamo parlando ormai di fine 2015, primavera del 2016. Le cause in cosa consistevano essenzialmente? Le domande che sono state rivolte ai giudici erano domande volte alla dichiarazione di nullità di queste operazioni, ai sensi di svariate norme. Senza entrare troppo nel dettaglio, l'articolo 2358 è stata la prima di queste norme che è venuta in considerazione. Perché? Perché l'articolo 2358 del Codice Civile, lo scandisco proprio per ricordarlo meglio, è la norma che disciplina i finanziamenti delle SPA per l'acquisto di azioni proprie, che possono essere concessi solo a determinate condizioni. In particolare, tra queste condizioni, una previa delibera assembleare e un'iscrizione a bilancio di una posta negativa corrispondente all'importo erogato a finanziamento. Tutto questo non appariva essere accaduto nel caso di specie ed è tuttora oggetto di accertamento anche se cominciano ad arrivare le prime sentenze. Che succede? Succede che le cause partono, in taluni casi, penso in particolare alla prima causa partita più o meno ad aprile 2016, arrivano già le udienze testimoniali e c'è una certa rapidità. Stiamo parlando del Tribunale di Venezia, sezione imprese, competente in materia. Allora, e territorialmente, arriva il 25 giugno 2017, come tutti sappiamo, la dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa delle due banche, ai sensi dell'articolo 83,3 del TUB, testo unico bancario, la causa è interrotta. Va riassunta, ma non è procedibile. Certo. È interrotta e non è più procedibile. E quindi, un po' scoraggiati, cominciamo a chiederci che fare. D'altro canto, chiedere la condanna della banca non possiamo perché in LCA la causa non è procedibile. E quindi comincia a farsi strada un pensiero giuridico, processuale, per cui di sostanza e diritto, per cui effettivamente se noi procediamo con queste cause chiedendo l'accertamento negativo del debito, cioè
Io non devo più nulla, perché l'operazione è nulla, non devo più restituire finanziamento. Le mie azioni valgono sempre meno, poi sono arrivate a zero il giorno della LCA o quasi, e quindi chiedo che sia accertato che io non devo nulla alla banca, non chiedo una condanna della banca. Perché chiedo che si proceda davanti a un tribunale che non è quello fallimentare? Perché io, all'esito di questa causa, non dovrei avere un risultato che va a toccare la massa passiva. Precedenti pochi, devo dire, quindi difficoltà interpretative. Riassumiamo io e altri colleghi anche queste cause e fortunatamente arriviamo a delle sentenze interessanti che ci portano avanti. Sentenze che riguardano la procedibilità di queste cause. La procedibilità dei confronti della LCA perché, per i motivi che ho appena detto, alla fine vengono accolte le nostre tesi, perché noi chiediamo non una condanna della banca, ma l'accertamento negativo del debito, cioè che il debito non c'è. E questa è la finalità dell'azione. Il giudice ritiene valente questa tesi e si ritiene altresì, quindi ritiene la causa procedibile, si ritiene competente in luogo del tribunale fallimentare. Quindi le cause procedono e arriviamo anche alla prima sentenza, che è una sentenza che dichiara la nullità, parliamo sempre del Tribunale di Venezia, sezione imprese, parliamo di pochi mesi fa, dichiara la nullità dell'operazione baciata finanziamento correlato per violazione dell'articolo 2358. I due atti sono connessi di fatto e quindi l'operazione viene considerata un unicum e quindi considerata nulla nel suo insieme. Per violazione dell'articolo 2358, e mi riferisco in particolare alla mancata delibera assembleare e alla mancata postazione a riserva negativa, di una riserva negativa nel bilancio. Certo, e ricordiamo appunto per dare un'idea del fenomeno che gli interessi coinvolti non riguardano solo, diciamo, gli imprenditori veneti, certo, quindi con una certa liquidità a disposizione, ma anche proprio i correntisti, insomma, più piccoli che hanno, certo, investito magari, certo, delle somme, dei risparmi, che poi si sono ritrovati appunto con delle azioni di valore pari a zero. Sì, purtroppo il fenomeno ha coinvolto non solo gli imprenditori, quindi bisogna fare un po' una distinzione, no? Allora, abbiamo l'imprenditore che poteva essere un buon cliente per la banca e quindi veniva avvicinato, non ancora cliente, con la richiesta di induzione a fare l'operazione, quindi finanziamento per investimento in azioni, e diciamo così la prospettiva che veniva data a lui di un guadagno nel breve periodo con la rivendita delle azioni ad altro soggetto. Poi abbiamo l'imprenditore che si avvicinava alla banca perché aveva bisogno di un finanziamento. Allora, fatto 100, si induceva l'imprenditore ad acquistare azioni per 10, faccio un esempio, pur di avere il finanziamento. Quindi questa un po' era la situazione. E poi purtroppo c'erano anche situazioni di pensionati, non solo, di persone che è evidente che non potevano avere un profilo da investitori adeguato rispetto all'investimento di questi titoli, e anche pensionati che hanno investito 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, che in questo momento ovviamente lei pensi che situazione possono avere a livello psicologico, sapendo che potrebbero essere anche condannati. Fortunatamente le prime sentenze ci aiutano a restituire denaro di questi importi. Quindi diciamo che il fenomeno purtroppo ha assunto anche una connotazione, oltre che politica, anche sociale, quantomeno nelle aree dove è stato più diffuso, quindi mi riferisco al Veneto in particolare, ma non solo. Certo, poi ricordiamo appunto che siamo sempre in primo grado, una sentenza di primo grado, per cui probabilmente ci sarà un prosieguo, però insomma poi... Certo, bisogna essere molto molto cauti, lo dico da avvocato. Però si può già parlare, sì, di conseguenze, no? Che questo, certo, tipo di sentenze, di dispositivi, certo, stanno avendo proprio sulle pratiche messe in atto in generale dalle banche. Sì, questa vicenda, l'auspicio di tutti gli operatori è che questa vicenda alla fine possa essere utile a tutti gli operatori, no? Quindi parliamo degli intermediari, parliamo degli investitori anche, perché non stiamo dicendo che sì, in questa vicenda probabilmente delle banche venete
che ribadisco è tutta da verificare, non abbiamo nessuna sentenza passata in giudicato, però taluni fatti sono già emersi, poi vedremo le conseguenze da un punto di vista giuridico che verranno tratte fino alla Cassazione, quindi ci sono 3 gradi di giudizio fortunatamente nel nostro paese e quindi bisogna rispettare questi 3 gradi di giudizio sia in sede civile sia in sede penale. Quello che emerge oggi è che effettivamente, sì, non voglio parlare di insegnamento per le banche, che sanno già che lavoro come fare il proprio lavoro, però ecco, il sistema dei controlli credo che sia interni in particolare, quelli esterni, istituzionali, sono argomenti, temi già trattati ampiamente, ma parliamo di quelli interni, è evidente che questo sistema di controlli deve essere implementato, aggiustato, molte banche già lo fanno, altre probabilmente sono in corso d'opera. Cosa significa questo? Significa che quello che è emerso in queste vicende è soprattutto esploso e palese il conflitto di interessi dell'intermediario che ha agito, sembra che abbia agito per un interesse proprio a discapito dell'investitore. La cosa più importante credo è pensare a delle procedure interne, dei protocolli interni tracciati, tracciabili quantomeno, verificabili, che sono una garanzia per l'investitore e sono anche evidentemente un biglietto da visita per la banca e un investimento per la banca nel proprio capitale reputazionale. Certo, poi lo ricordiamo nell'implementazione di queste buone pratiche, di questi modelli di controllo, sarà ed è tuttora fondamentale la figura proprio dell'avvocato. Certo. Ecco, io avvocato la ringrazio molto per essere stato con noi, per la chiarezza con cui grazie ha esposto grazie a voi. Dei contenuti diciamo molto complicati e poi insomma sicuramente nel momento in cui ci sarà un seguito di questa sentenza ne potremo riparlare. E intanto la saluto e la ringrazio nuovamente, grazie ai nostri telespettatori per essere stati con noi.